Vediamo il ciak si gira. Allora io inizio. Si registra? Buongiorno, bentrovati. Conferenza stampa online per presentare un progetto che parte oggi a Bitetto. Un comune con 12.000 abitanti. Il progetto è il progetto Life Rethink Waste dell'Unione Europea. Un progetto che ha l'obiettivo di proporre a tutti i paesi dell'Unione, alle 28 nazioni dell'Unione, un miglioramento delle performance di raccolta differenziata dei rifiuti. Lo fa attraverso l'utilizzo di due nuove leve, che sono i nuovi sistemi di tariffazione puntuale di quanto viene conferito dai cittadini, dagli utenti dei servizi. Questa conferenza stampa viene registrata, è un'informazione di servizio per chi sta partecipando e per chi la segue. Quindi è un evento pubblico e chi eventualmente ritiene di tutelare la propria privacy sfumando l'immagine o quant'altro ha la piena libertà di farlo. Questa conferenza stampa dalle 3 sarà online sui canali social del Comune di Bitetto. Prima di iniziare con le domande ai nostri partecipanti, e quindi il sindaco di Bitetto, Fiorenza Pancrazio, l'assessore al patrimonio, al bilancio, ai tributi, Rosa Occhiogrosso, Francesco Rocca, l'amministratore delegato di Navita, e Andrea Di Pasquale, l'amministratore di Innova Ambiente. Questi ultimi due, Francesco Rocca, è il gestore del servizio di raccolta del comune, e Andrea Di Pasquale rappresenta l'azienda che offre il software che fa funzionare tutto il sistema della raccolta differenziata porta a porta. Prima di iniziare con le domande, vorremmo mandare in onda a questo punto, visto che siamo tutti online, un piccolo filmato che racconta l'inizio di questa esperienza e la sfida che ha di fronte Bitetto. A questo punto, come in televisione, chiedo alla regia di mandare in onda il filmato. Abbiamo voluto assolutamente rendere la Tari un po' più giusta, più vicina ai cittadini e cioè quindi più equa. Per questo motivo abbiamo introdotto la tariffazione puntuale dei rifiuti e siamo convinti che sarà uno strumento importantissimo, uno per far affezionare ancora di più i cittadini a questo strumento importante di tutela dell'ambiente innanzitutto, che poi è il nostro futuro, ma poi soprattutto percepire anche l'importanza di differenziare bene, perché chi differenzia bene è giusto che paghi anche in maniera proporzionata e quindi che abbia delle decurtazioni sulla Tari, mentre al contrario è importante far capire a chi ancora oggi non differenzia o differenzia male e quindi fa una cattiva raccolta differenziata che quel suo comportamento negativo in realtà si traduce in problemi poi di gestione della filiera dei rifiuti. A questo scopo abbiamo costruito un sistema assolutamente innovativo di tariffazione puntuale e cioè il modello CATE, No As You Throw. Conosci quello che differenzi, quello che produci. Questa è la sfida di Bitetto per la tariffazione puntuale.
Grazie al modello innovativo che il Comune di Bitetto ha costruito con la preziosa collaborazione delle aziende di Nanita e Nuovo Ambiente, siamo stati ammessi ad un progetto europeo LIFE chiamato Rethink Waste. Il progetto ci vede partner di altri comuni italiani, tutti situati nel nord Italia, ma anche di comuni europei, come ad esempio Saint Just in Spagna. Al termine dell'anno 2019, l'amministrazione di Bitetto e Nanita ha ottenuto un importante riconoscimento per quanto riguarda la pubblicazione del modello CATE sulla guida IFEL, la guida alla tariffazione puntuale dei rifiuti urbani. E attraverso questo monitoraggio abbiamo potuto, insieme all'amministrazione, costruire e strutturare un nuovo processo di tariffazione puntuale che, nonostante la pandemia, è comunque andato avanti anche per l'anno 2020, anno in cui è stato realizzato per la prima volta in Puglia, attraverso l'analisi del territorio di Bitetto, il modello CATE. Il programma che ci è stato proposto non cambierà le nostre abitudini di cittadini, di famiglie, anzi servirà piuttosto a migliorarci, a migliorare le condizioni del paese e a migliorare le condizioni dell'ambiente. Per ottenere una maggiore tariffazione puntuale precisa, noi utilizziamo dei sistemi innovativi per la lettura dei vari mastelli che noi abbiamo consegnato a tutti gli utenti del paese. Questa lettura viene effettuata tramite un radio RFID data agli operatori, che dà la possibilità di leggere immediatamente i dati del mastelli che sono associati ad ogni singolo utente. Certamente ci hanno presentato questo nuovo progetto. Alla sola parola progetto forse qualcuno si spaventerà. Tutto resta così com'è. Certamente sarà migliorato, perché comunque ci sarà questo supporto da parte della società che gestisce questo servizio a darci tutte le informazioni che abbiamo bisogno. Eccoci nuovamente, consentitemi in studio, visto come avviene la conferenza stampa. Questo breve video ci ha un po' raccontato che cosa sta succedendo a Bitetto. Si parla di raccolta e gestione dei rifiuti, si parla quindi di transizione ambientale, uno dei grandi obiettivi del nostro paese, dell'Unione Europea, direi un obiettivo globale. Però per ottenere una transizione ambientale, per migliorare la raccolta e la gestione del ciclo dei rifiuti, c'è una porta stretta attraverso la quale passare, che è il coinvolgimento, la partecipazione attiva dei cittadini. E io chiedo al sindaco Fiorenza Pascazio che sfida sta affrontando oggi la comunità di Bitetto. Sì, buongiorno a tutti e bentrovati.
La sfida che attraversiamo noi, di cui sono naturalmente molto orgogliosa, perché posso davvero riportare l'estrema capacità di farsi coinvolgere della nostra comunità, dei cittadini bitettesi. Ed è una sfida importantissima, è una sfida che, se vogliamo, è partita in direzione di quella transizione ecologica di cui parlavi, Carlo, è partita, diciamo, nel 2016, quando abbiamo di fatto avviato e applicato questa rivoluzione culturale, ecologica, ambientale, che è il sistema di raccolta porta a porta, raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani. E quindi già è stata una sfida incredibile che la nostra comunità ha accolto in pieno, e per cui praticamente ormai da più di 4 anni continuiamo a registrare importanti risultati. Ha modificato le nostre abitudini, i nostri comportamenti di vita, le abitudini quotidiane di tutte le famiglie e di tutte le età, perché poi partiamo con la formazione nelle scuole sin dai piccolissimi per arrivare alle persone anziane che si sono dovute cimentare con questo cambio, con questo stravolgimento nelle abitudini proprio dei comportamenti quotidiani. Detto questo, la sfida l'abbiamo non soltanto colta, ma anche direi stravinta, perché la comunità di Bitetto si è resa, come anche tanti altri comuni di questo sud, che sembrava un po' Cenerentola fino a qualche anno fa in tema di raccolta differenziata, l'abbiamo colta e l'abbiamo vinta, perché ormai siamo a percentuali davvero importanti, considerevoli. Abbiamo superato l'80% di raccolta differenziata negli ultimi mesi e abbiamo consolidato quindi questo risultato, facendo anche molta attenzione alla qualità dei materiali prodotti. E quindi oggi siamo qui a presentare il frutto di un lavoro, perché è un lavoro durato ormai quasi 2 anni sostanzialmente, che poi ha consentito di raggiungere anche l'obiettivo del progetto LIFE, di questo progetto che l'Europa ha messo a disposizione e che si chiama Rethink Waste, appunto, e per cui devo assolutamente ringraziare intanto i nostri partner di progetto, le aziende con cui abbiamo lavorato a braccetto da 2 anni a questa parte, che sono appunto il gestore del servizio di igiene urbana, che è la ditta Navita, e il Innova, perché ha sviluppato tutta la parte tecnologica informatizzata del sistema stesso di raccolta dei rifiuti. E poi ringraziare anche il contributo prezioso degli uffici che ci hanno supportato in questo percorso di strutturazione del modello TARIP, di tariffazione puntuale, che sono appunto la dottoressa Ruffo dell'ufficio tributi, insomma bilancio e tributi, e l'ufficio ambiente nella persona della polizia, del comandante della polizia locale e del tenente Delia. Detto questo, doverosamente detto questo, i cittadini ricoprono, come ben dicevi, un ruolo fondamentale, perché la tariffazione puntuale è stata pensata, studiata ed elaborata per andare incontro proprio a tutti quei cittadini che hanno sempre creduto nella raccolta differenziata, che si impegnano da 4 anni e mezzo a questa parte a differenziare bene i propri rifiuti, quindi a contribuire innanzitutto a questa sfida ambientale, a questa esigenza di tutela dell'ambiente che ben hanno percepito e che pertanto meritano finalmente una rimodulazione anche, no, di questo tributo che è sempre stato un po' antipatico da quando è stato istituito a livello centrale, ma altrettanto punta a, come dicevamo, ad eliminare il più possibile, quindi a limitare il più possibile quei comportamenti ancora refrattari ad un buon sistema di raccolta dei rifiuti, e quindi a far capire a coloro che oggi non effettuano una buona raccolta differenziata che quel comportamento purtroppo inficia l'intero sistema, perché ci fa pagare di più presso gli impianti di conferimento per la scarsa qualità del materiale che si conferisce, perché fa registrare ancora ad esempio fenomeni di abbandono di sacchetti nelle nostre periferie, e quindi con questo creando un danno enorme non soltanto all'ambiente ma anche d'immagine, no, per tutta la comunità e per tutta la nostra città. Quindi questa è la sfida importantissima, la tariffazione puntuale. Noi crediamo
che sia, e ci abbiamo creduto fino in fondo, che sia lo strumento più importante, più efficace per migliorare ancora quelle performance di raccolta differenziata del rifiuto e per andare incontro alla comunità, ai cittadini che in questo progetto sono davvero messi al centro dell'intera elaborazione del modello CATE. Grazie. Faccio una piccolissima ulteriore domanda, ma non a caso da lunedì, proprio per coinvolgere ancora di più i cittadini, partirà una lettera per ognuno dei 4.500 utenti privati che utilizzano il servizio, proprio per tirarli a bordo. Ce ne vuole brevemente parlare perché anche qui si chiede la loro partecipazione attiva. C'è bisogno di raccogliere dati, informazioni, interfacciarsi, migliorarsi. Sì, non so se la domanda l'ha fatta a me o se magari interviene l'assessore che sta curando questo aspetto. Confermo comunque l'invio dei prossimi giorni di questa lettera. Lascio naturalmente la parola all'assessore Rosanna Occhiogrosso. Benissimo. Ecco, assessore, alla domanda girata dal sindaco aggiungo anche un'altra mia domanda. Tenuto conto che lo ricordo per chi ci ascolta, che nel 2016 Bitetto aveva il 16% di percentuale di raccolta differenziata. Ormai da 2 anni naviga intorno all'80%. Fra l'altro è un fatto ormai per Bitetto comune. Ci sono altre esperienze italiane presenti anche nel progetto come Varese, come Bassano del Grappa, che viaggiano su queste percentuali. Ma nei 28 paesi della UE, e lo dice il progetto Rethink Waste, non è proprio così. E mi pare particolarmente significativo che un messaggio di questo tipo, un caso di studio importante, sia proprio quello di un comune della parte meridionale del nostro paese. A lei, assessore Occhiogrosso. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, mi ricollego proprio a quest'ultima sua affermazione. Effettivamente Bitetto è un caso di successo non solo nel sud Italia, ma come ha detto lei, proprio a livello europeo. Infatti basti pensare semplicemente all'anno 2017, quando Bitetto ha superato, ha incrementato le proprie percentuali di raccolta differenziata addirittura del 203%, e quindi superando anche negli anni a seguire il 78%. Proprio grazie a questo ottimo lavoro svolto in tema di raccolta differenziata, che il Comune di Bitetto è diventato partner di questo progetto europeo Life Rethink Waste, che letteralmente significa appunto revisione dei sistemi tariffari dei rifiuti urbani per il miglioramento della gestione dei rifiuti. Allora, questo è un progetto finanziato dall'Unione Europea e grazie al quale le nostre buone pratiche, appunto riconosciute a livello comunitario, verranno valorizzate ulteriormente e sviluppate. Il principale obiettivo è appunto quello di fornire alle pubbliche amministrazioni un modello che serva a migliorare la raccolta differenziata e quindi il riciclo attraverso l'introduzione della cosiddetta tariffazione puntuale. Una tariffazione puntuale attraverso appunto che consenta al comune, quindi alle amministrazioni comunali, di valorizzare appunto chi effettua la raccolta differenziata. Nel nostro comune questo modello si basa sul regolamento TARI, perché è stato adottato nell'anno 2019 e che vedrà la sua concretizzazione nei prossimi giorni attraverso appunto l'invio dell'ultimo saldo della TARI per 2020, unitamente al quale verrà anche inoltrata a tutti i cittadini una comunicazione, una lettera con la quale verrà chiesta l'adesione appunto ai cittadini di l'adesione a questo progetto, al progetto LIFE. Ora, in ordine al dettaglio, diciamo, di questa adesione, chiaramente nel prosieguo vi illustreranno sicuramente in maniera più dettagliata i relatori delle aziende partner di progetto. Ma l'obiettivo, come dire, è duplice. L'adesione a questo progetto ha un duplice obiettivo. Quindi, da una parte, quello di migliorare sicuramente i risultati che sono stati già ottenuti dal Comune di Bitetto e che sono eccellenti da questo punto di vista.
vista. E quindi attraverso una comunicazione personalizzata che guidi l'adozione dei comportamenti corretti con dei comportamenti corretti dei cittadini. Dall'altro canto, l'introduzione della TARIP sicuramente consente, dà la possibilità all'amministrazione, come ha già anticipato prima il sindaco, di rendere più equa e più giusta, diciamo, la TARIP stessa, proprio perché l'obiettivo della TARIP è quello di dare maggiore premialità a quei cittadini più virtuosi e invece far pesare su chi non conferisce correttamente i maggiori costi di servizio. Benissimo. Grazie. Passiamo a Francesco Rocca, Navita, cioè il gestore di questo servizio. Credo che voi per arrivare al Kite ne avete raccolti tanti e soprattutto avete fatto un'analisi quantitativa e qualitativa dei conferimenti, che è stato poi lo strumento che vi ha consentito di passare a questo nuovo sistema di tariffazione puntuale. Sistema di tariffazione puntuale che mi sembra sia già stato preso da più di un anno come esempio anche in Italia, dagli altri comuni italiani. Prego, Rocca. Il volume. Abbiamo un problema, eccoci. Posso? Sì, adesso sì, non abbiamo sentito la prima parte. Ok, Sì. Ricomincio. Intanto, ripeto, buongiorno a tutti, volevo ringraziare l'amministrazione Bitetto perché siamo orgogliosi, fa parte del progetto LIFE, e soprattutto perché grazie al sindaco Pascazio siamo riusciti a rappresentare gli importanti obiettivi che abbiamo raggiunto con il modello CAPE, a questo punto anche possiamo dirlo a livello internazionale, per noi questo è motivo di grande orgoglio. Prima di raggiungere l'obiettivo CATE, per poter raggiungere l'obiettivo del modello CATE di tariffazione puntuale e innovativo, gli obiettivi importanti che abbiamo raggiunto è stato appunto, come diceva prima Carlo, il coinvolgimento dell'utenza e poi aver strutturato una squadra pubblica-privata che aveva la determinazione, la voglia di innovare e di accettare le sfide del futuro. Col modello CATE, cos'è il modello CATE? Non solo noi, come diceva appunto Carlo, abbiamo analizzato migliaia e migliaia di dati, quindi siamo riusciti a ottenere l'obiettivo della Green Smart City, ovvero la tracciabilità del rifiuto. A seguito di questa raccolta dati e grazie al nostro partner Innova abbiamo elaborato degli algoritmi, abbiamo fatto delle analisi e abbiamo determinato il modello CATE, che non è altro che la premialità nei confronti di coloro che differenziano bene. Perché? Perché noi sappiamo che c'è un calendario di raccolta differenziata, faccio l'esempio del secco residuo dell'indifferenziato, dove è previsto a Bitetto il conferimento una volta a settimana, le settimane come sappiamo sono 52 e in questo caso in base al conferimento effettivo da parte dell'utenza del secco residuo si attribuisce un punteggio che in questo caso è negativo perché sappiamo che il secco residuo per l'amministrazione pubblica è un costo. Però non ci siamo fermati a questo, abbiamo detto no, però è molto facile, qualcuno potrebbe evitare il punteggio negativo non conferendo il rifiuto del secco residuo o portarlo facendolo migrare magari in altri paesi o addirittura conferirlo in maniera illecita nei cesti in gettacarte. Abbiamo detto no, abbiamo deciso che dalle nostre analisi, quindi da un'analisi accurata delle curve armoniche che venivano sviluppate, abbiamo verificato che almeno una volta al mese il cittadino di Bitetto deve conferire, una volta al mese, ripeto, che è pochissimo, il secco residuo attraverso gli scarti di una buona raccolta differenziata. Se non lo fa, quindi se un cittadino di Bitetto vediamo che ha conferimenti zero in sì, non solo nel secco residuo, ma in tutte le frazioni, avrà comunque un punteggio negativo meno 2, che nella famosa lista che viene redatta a fine anno, che noi abbiamo chiamato la Green List, dove avremo delle utenze che hanno un punteggio positivo e delle utenze che avranno un punteggio negativo. Quindi in sostanza, se uno differenzia bene è produce il secco residuo, produce la carta, la plastica, ma fa la raccolta differenziata in maniera corretta, rispettando le regole, rispettando le ordinanze comunali, abbiamo verificato che si trova nella parte dei buoni, cosiddetti buoni, perché differenziano bene, hanno un punteggio positivo. Non ha importanza se poi il punteggio positivo è 0,5, 1, 2, ma
è importante che l'utente differenzi e sia proattivo nella gestione integrata dei rifiuti, perché il punteggio positivo non è solamente determinato da quanto conferisci di secco residuo, di carta, di plastica, ma è anche, come dicevi tu prima Carlo, è determinato anche dalla qualità di quello che produci, perché i nostri operatori sono dotati di smartphone, sostanzialmente di hardware, che non solo rileva quanto viene se il rifiuto viene conferito dall'utenza, ma riesce anche a giudicare il rifiuto che viene conferito, quindi attribuendo anche un punteggio negativo in base alla qualità. Non ci siamo fermati qui, abbiamo detto no, noi vogliamo il coinvolgimento del cittadino anche nelle strutture impiantistiche che sono presenti nel territorio del comune di Bitetto. Quindi se il cittadino conferisce il proprio rifiuto al centro comunale di raccolta, anche lì sarà oggetto di un punteggio. Insomma, avete visto quanti algoritmi abbiamo dovuto elaborare e che tipo di software abbiamo di fatto messo in piedi per poter rendere una tariff più giusta, come diceva prima il sindaco, e soprattutto sapendo che se ci sarà un utente che avrà una scontistica a fine anno sulla parte variabile del 5-10%, ci sarà un altro utente che, poiché non ha voluto conferire rifiuti in maniera differenziata o comunque ha deciso la posizione di oppositore nei confronti di questo sistema, sostanzialmente avrà un punteggio negativo e pagherà un po' di più la Tari. Io credo che questo è l'obiettivo che ci ha permesso l'importante riconoscimento della pubblicazione sulla guida IFEL, che ricordiamo è un dipartimento delle finanze a supporto dei comuni italiani. Io credo che ho cercato di rendere in maniera sintetica, di rappresentarlo sinteticamente, veramente un sistema davvero, davvero molto, molto complesso, che però ci ha permesso di ottenere questi importanti riconoscimenti. Grazie a tutti. Grazie a Francesco Rocca. Arriviamo all'ultimo relatore, Andrea Di Pasquale, l'amministratore delegato di Innova, cioè l'azienda che ha creato il software Innova Ambiente, quello che fa funzionare tutto questo sistema. Parliamo di software, ma io sottolineo sempre con piacere dal punto di vista giornalistico che c'è anche un numero verde, l'abbiamo visto all'inizio nel filmato, nel senso che le competenze digitali, la copertura della rete e tutto, voglio dire, non è complessiva e non è a 360 gradi nel nostro paese. Si fa un numero verde e c'è un operatore che ti risponde, raccoglie la tua segnalazione, la tua richiesta. Mi sembra un atteggiamento importante, perché quando si coinvolgono le persone bisogna coinvolgerle tutti, senza nessun divide, digital o meno che sia. Ho fatto questa breve introduzione perché oltre alle caratteristiche del sistema informatico, insomma, il nuovo passo, come abbiamo iniziato a spiegare prima, è coinvolgere i cittadini in questo ulteriore step offerto da Rethink Waste, da questo nuovo progetto europeo. La domanda è per lei, Di Pasquale. Grazie Carlo, buongiorno a tutti. Naturalmente io mi unisco, io direi, ai vari, insomma, ringraziamenti che sono stati formulati stamattina, perché come azienda noi siamo sempre abituati, lo si sente anche dire, di parlare di tripla elica, facendo riferimento al settore privato, al settore pubblico e l'università. Anche in questo caso si può parlare di tripla elica, cioè non funziona un sistema se non c'è partecipazione da parte del gestore privato che effettua la raccolta e dell'amministrazione pubblica e dei cittadini. La tecnologia è sicuramente utile, però è il governo del processo che poi è diciamo la chiave perché tutto funzioni. Quindi sicuramente noi abbiamo fatto il nostro, mettiamo a disposizione un sistema informativo che probabilmente, lo dico anche con una punta di orgoglio, è forse il miglior sistema attualmente presente sul mercato, lo dicono i numeri, lo dicono insomma la nostra diffusione su tutto il territorio nazionale ormai da qualche anno. Però se diciamo a fronte di un software
funzionante, non viene utilizzato correttamente. Questo il merito va ovviamente all'azienda, al gestore e anche alla sensibilità che ha avuto l'amministrazione comunale nell'investire nel 2019 in un modello innovativo rispetto anche a quello che partner del progetto LIFE effettuano per, diciamo, la determinazione della tariffa a cui faceva riferimento poco fa Francesco, diciamo, diventa poi un esperimento abbastanza sterile. Invece in questo caso noi abbiamo avuto la fortuna di testare sul campo tutta una serie di innovazioni che poi hanno portato a fine 2019 la pubblicazione di questo caso di studio nella guida IFEL e a stretto giro all'inizio del 2020 alla segnalazione del Comune di Bitetto all'interno di questo progetto e all'ingresso in questo progetto europeo. Come dicevi tu all'inizio, è un fiore all'occhiello all'interno di una comunità che comunque vede 28 paesi, in cui, a parte situazioni, diciamo, virtuose, che possono essere quelle del Nord Italia, possono essere anche quelle di altri paesi europei, però, diciamo, c'è tutto un mare magnum di realtà all'interno della comunità europea in cui c'è molto da fare, e Bitetto può, diciamo, l'esperienza di Bitetto può essere portata a valore. Le sfide del futuro sull'innovazione sono tante, nel nostro settore sono rappresentate anche da tutta la regolamentazione che sta emergendo e che sta fissando ARERA. ARERA è l'agenzia che sta un po' regolamentando il settore e dei rifiuti, ed era partita con la regolamentazione del settore idrico e acqua. Quindi, diciamo, aziende come Navita, ma anche le amministrazioni pubbliche, oggi si dovranno trovare, anzi a partire da oggi, ma soprattutto nei mesi a seguire, a doversi confrontare con tutta una serie di performance che devono essere, diciamo, rispettate. E quindi, se tutto ciò non viene poi supportato anche da un'infrastruttura tecnologica adeguata, si rischia, diciamo, di andare, diciamo, in seria difficoltà. E quindi, diciamo, la sfida del futuro per molte aziende, per molte amministrazioni, è naturalmente l'innovazione tecnologica, anche e soprattutto nel settore dei rifiuti. Giusto per darvi un dato, oggi Innova Ambiente, che è la nostra piattaforma in cloud, quindi un servizio che viene fornito attraverso la cosiddetta nuvola, quindi attraverso il web, è l'unica piattaforma presente sul mercato che è certificata AGID. AGID è l'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha sostanzialmente fissato un requisito molto, molto importante, cioè tutti i soggetti che vogliono fornire servizi anche per la pubblica amministrazione devono avere dei livelli di certificazione estremamente elevati. E questo, diciamo, fa anche scopa con tutto il tema legato al regolamento europeo sulla privacy, il GDPR, che è anche un altro, diciamo, tra virgolette, bella gatta da pelare da questo punto di vista. Quindi anche il settore rifiuti si deve naturalmente adeguare in direzione di innovare, quindi di mettere a disposizione anche dei cittadini strumenti ad elevato contenuto tecnologico. E qui mi ricollego a quello che citavi tu, il numero verde, Carlo. Allora, oggi anche sulle indicazioni di ARERA gioca un ruolo molto, molto importante la presenza di un numero verde, che diventerà, diciamo, obbligatorio tra qualche tempo. Si parla comunque dell'entrata a regime di tutta la regolamentazione ARERA a partire da luglio 2022, che non è, diciamo, è dietro l'angolo. Diciamo, tra circa un annetto, 15 mesi, dovremo tutti adeguarci. E quindi l'interazione, i servizi offerti ai cittadini devono essere non solo resi disponibili, ma devono essere garantiti con dei livelli di performance assolutamente adeguati. E questo è assolutamente importante, anzi diventa quasi vitale. Il progetto LIFE va anche in questa direzione, perché prima si citava, diciamo, l'assessore Occhiogrosso citava il fatto che a breve, a partire dalla settimana prossima, ai cittadini di Bitetto verrà inoltrata, diciamo, il saldo della TARIP, e contestualmente verrà anche allegata una lettera che inviterà i cittadini a partecipare a questo progetto. In cosa consiste questa partecipazione? Consiste nella possibilità di poter interagire con una piattaforma di messaggistica che prescinde, quindi è un,
diciamo, è un servizio in più che viene offerto ai cittadini di Bitetto, quindi al di là di quello che già fa il gestore, perché il gestore, lo ricordiamo, ha già un numero verde, ha già una gestione informatizzata del numero verde con l'ausilio anche del proprio call center interno. Nell'ambito del progetto Live verrà data la possibilità ai cittadini di interagire attraverso strumenti di uso comune, che possono essere WhatsApp, possono essere Telegram e possono essere anche gli SMS, con un sistema di messaggistica che informerà questi cittadini che avranno piacere, noi speriamo siano, diciamo, in tanti, di interagire con la piattaforma. Questa partecipazione, una partecipazione attiva al progetto, quindi all'utilizzo di questa piattaforma di messaggistica, poi potrà garantire anche, diciamo, un sistema di ulteriore premialità per queste utenze. Quindi verrà sostanzialmente in questa lettera chiesto ai cittadini di aderire con un meccanismo peraltro estremamente semplice al sistema. Diventa quindi vitale, diventa importante il ruolo dei cittadini, cioè il cittadino deve essere parte attiva del processo e non lo deve sostanzialmente subire. Io ricordo nel 2016, quando è partito il porta a porta a Bitetto, quando è partito un po' il porta a porta in tutto l'ambito di raccolta, come il passaggio da una raccolta stradale, dal, diciamo, cassonetto che eravamo abituati a trovare per strada ad un sistema porta a porta spaventava un po' tutti, e spaventava soprattutto in contesti territoriali come quelli del sud Italia, in cui non eravamo abituati a fare la raccolta porta a porta. Diciamo, il comune di Bitetto ha dimostrato, ma non solo, per fortuna non è soltanto il comune di Bitetto nel sud Italia, ha dimostrato che anche al sud, anche in territori che, diciamo, storicamente e culturalmente non erano abituati a fare la raccolta di differenza, si possono ottenere dei risultati di eccellenza, che addirittura possono anche rappresentare dei modelli a livello europeo. Quindi, diciamo, questo è un po' quello che mi sento, insomma, di dire rispetto alle tue sollecitazioni. Grazie, grazie mille. Siamo in chiusura, se non ci sono domande. So anche che il sindaco sta, come credo tutti i sindaci italiani, affrontando giornate una dopo l'altra assolutamente campali. Sappiamo bene che tempi tutti noi stiamo abitando. Faccio solo una piccola sintesi finale dal mio punto di vista giornalistico, che però mi sembra importante. Per coinvolgere devi essere accessibile, devi essere trasparente, le persone devono poter utilizzare ciò che gli offri. Ecco, mi sembra che questi strumenti molto semplici, un SMS, un WhatsApp, Telegram, per esempio, non ti obbligano a scaricare l'ennesima app sul telefonino, sullo schermo del computer. Li puoi usare anche con un telefonino di primissima generazione. Anche chi ha un vecchio Nokia può fare un SMS. E se poi hai dei problemi, fai una telefonata. Ecco, cioè la chiave di volta del coinvolgimento e della partecipazione sono, secondo me, trasparenza e accessibilità. E il sistema di raccolta di rifiuti porta a porta adottato a Bitetto ha questa caratteristica nei confronti dei suoi utenti, cioè dei 12.000 abitanti del comune. Io vi ringrazio, se nessuno ha altro da aggiungere o ci sono domande, ricordo solo che dalle 15 questa conferenza sarà online, la diretta registrata, sul sito del Comune di Bitetto. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Buona giornata a tutti. Grazie mille, buona giornata a tutti.